casse e quante buste. Minchia, boh. Con le paste nelle tasche. Figa, boh. Oh. Ho una ciolla che sembra un bazooka. Yo ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video dal canale di Guantanamo Guys. Questo video tratta dell'ultimissima missione di Dragon Ball, ovvero la battaglia finale con Mirak. Come vedete, stavo usando il mio arco evocato. La battaglia non è stata molto difficile. Allora, voi incontrerete Mirak dentro un libro nero di Hermeus Mora, e lì verrete portati lì da un drago con una faccia strana, che ora vedrete tra un po', che vi dirà di andare a sconfiggere Mirak, e noi appunto lo stiamo sconfiggendo. Io, per facilitarmi e per distrarre Mirak da me, ho evocato questo assassino spettrale ottenibile con la gilda degli assassini, e mentre lui attaccava io sparavo le frecciate. Allora, cosa fa Mirak? Appena gli levate tutta la vita, viene un drago, gli assorbe l'anima e si ricarica la vita. Quindi, come vedete, là c'è lo scheletro di un drago, è quello che ha appena assorbito. Infatti gli avevo tolto tutta la vita e ora se l'è ricaricata. Però anche questi draghi saranno contro di lui, quindi diciamo sarete voi due contro uno. Non è stato particolarmente difficile uccidere Mirak, almeno per me, che sono abbastanza esperto del gioco, no? Qui mi aveva ucciso l'assassino spettrale, allora avevo messo Pietre del Valore ottenibile con la quest principale, che è sempre un altro eroe evocato che mi faceva, me lo distraeva. Io intanto continuavo a sparargli frecciate in due. Allora, come vedete, ha assorbito l'anima di un altro drago e si è ricaricato la vita, ma questo non è un problema perché io lo crepo senza problemi. Così, questo arco, come ottenerlo, ho fatto già un video, quindi se non l'avete visto andatevelo a vedere. E niente, ora il drago qui stava sparando a Mirak, quindi mi ha facilitato la situazione. Non ho usato pozioni, quindi ci sono riuscito senza usare pozioni e cazzate varie. Ora è entrato lì, perché ecco, quello lì è il drago, quello con la faccia un po' strana. Ammazza anche questo e si prende la vita. Non so come faccia a uccidere i draghi con questa facilità, però vabbè, fa lui. Ma come vedete, adesso Sifo se l'era presa con me. Era anche ora, perché ha ucciso anche il guerriero. E niente, però prima di che capiva dove ero, io già gli stavo a sparare un sacco di frecciate. Un po' mi faceva l'urlo soffio di fuoco, che mi toglieva un bel po' di vita, ma alla fine sono riuscito a gestirla anche senza usare le pozioni. E niente, qua l'arco mi era finito, l'ho ripreso con molta facilità. Qua si era mezzo nascosto, si era tipo intoppato lì, e io chiaramente ne ho approfittato. Cosa devo dire della campagna di Dragon Ball? Mi è parsa molto, cioè molto veloce, a parte le missioni secondarie che devo ancora finire. Però almeno la storia principale sono 5-6 missioni. Manco il tempo di scoprire chi è questo Mirak, che già lo dovete uccidere. Allora, come vedete, l'ho ucciso, ha finito la vita, e adesso Hermeus Mora, per vendicarsi, lo sta tipo, l'ha infilzato con uno dei suoi tentacoli e lo sta risucchiando. Quindi ora sentite quello che vi dice. Cioè, praticamente, che è stato cattivo, che noi siamo il suo nuovo campione, possiamo dire così. Ricompensato per i suoi servizi, come me. Ok, discorso inutile, completata sulla cima di Apor, cripta, sta robaccia qua. Mirak viene bruciato. Noi ci prendiamo l'anima del drago che ci aveva inculato in precedenza. E ora possiamo controllare nel corpo di Mirak cosa troviamo, le sue vesti. Qua inoltre si aprirà un libro, che ora vi faccio vedere a breve come funziona. Allora, cerchiamo intanto su Mirak. Abbiamo la spada di Mirak, che ha danno 30 e assorbe 15 punti al vigore. Quest'arma ho letto che è poco più debole della spada dragonica e daedrica.
Poi magari se volete qualche approfondimento ditemelo su questa spada. Poi abbiamo la maschera di Mira che dà più 50 punti di magica. Niente di particolare. Poi passiamo al vestiario. Subito dopo questa maschera che ha armatura 68, molto buona. Abbiamo il bastone di Mirak. Il bastone di Mirak crea dei tentacoli quando viene utilizzato e fa inciampare i nemici, diciamo li rallenta e in più li avvelena. Poi abbiamo i guanti di Mirak, sempre con armatura 23, quindi molto buoni, che aggiunge 5% all'assorbimento magica e al soffio del drago delle vesti di Mirak. Gli stivali fanno la stessa cosa, però sì, fanno proprio la stessa cosa e hanno armatura 19. Il busto invece assorbe il 15% della magica da incantesimi e soffio del drago e assorbe, diciamo, va a catena anche con il bastone che vi sto facendo rivedere. Quindi ragazzi, tutta l'armatura a catena, proprio l'armatura doc del sangue di drago. Qui vi faccio vedere anche che in questi draghi, tre draghi che uccide, ci sta anche un bel po' di Big Money e le ossa scaglie di drago per chi magari a qualcuno di voi servono. Però passiamo a questo libro. Una volta aperto, intorno, diciamo, alla zona vi appariranno tutte le abilità del gioco. Voi qui potrete, grazie a spendendo un'anima del drago, potrete resettarle e quindi riottenere i perk che avete speso e spenderli come meglio volete su altre abilità. Quindi questa è una cosa molto utilissima, la miglior cosa che hanno messo secondo me. E con lì si arriva a Solstheim. Niente ragazzi, il video è finito. Questo era il combattimento finale con Mirak. Spero che il video vi sia piaciuto. Se volete qualche approfondimento sull'armatura di Mirak, fatemelo sapere nei commenti. Quindi commentate, mettete mi piace, iscrivetevi. Ora vado via perché arriva la polizia. Un saluto da Lillo1125 e Lucky il Corvo. Ciao ciao. Arriva la polizia e ci portano via, arriva la polizia.